Buongiorno, benvenuta nel mio negozio. Come posso aiutarla? Sì. Ok, un peluche. Ma sta cercando un peluche in particolare? Un peluche che riguarda una serie televisiva, un cartone animato? Ok, non ha nulla in mente. È per un regalo, ok. E sono i nipotini, quindi ne ho bisogno due. Cosa sono, due maschietti, due femminucce? Ok, maschio e femmina. Ok, va bene. Allora, senta, le faccio vedere un po' di peluche pupazzi che ho io nel mio negozio. Sono un po' delle serie passate, diciamo, e un po' delle ultime serie uscite anche al cinema, i cartoni che sono usciti ultimamente, sì. Dunque, inizio a farle vedere qualcosa. Partiamo da un personaggio che è uno dei tre cuginetti qui qua di Paperino. Questo va sempre, diciamo, è un pupazzetto che ha tantissimi anni e come Topolino non passerà mai di moda. Questo è molto carino e piccolino. Le piace? Sì, forse un po' per i più piccini questo. Quanti anni ha suo nipote? 11? No, vabbè, cambiamo genere. Allora, 11 anni, le posso far vedere? Pupazzetti particolari, non so se lei conosce questo videogioco che si chiama Minecraft, dove ci sono questi personaggi che si chiamano Creeper. Sicuramente suo nipote li conosce, sì. Questo è uno, e le faccio vedere anche l'altro, me ne sono rimasti solo due purtroppo. Però c'è la serie completa e questo è l'altro personaggio che non ricordo come si chiama. Però fanno parte di una serie di personaggi di videogiochi che vanno molto ultimamente. Le piacciono, ma non sa se ci gioca suo nipote. Va bene, allora li metto da parte e dopo me lo dice. Classici. Abbiamo questo personaggio della serie di Lupin, se lo ricorda, vero? È dei nostri tempi, Lupin. Lui è Jigen. Molto bene col suo vestitino completo, la sigaretta, la sua camicia azzurra, il cappello. Sì, devo dire che sono peluche pupazzi, diciamo, molto ben rifiniti, fatti molto bene. Questo è troppo da grandi, diciamo, più per i no dei nostri tempi. Un'altra serie di personaggi che fanno parte di un altro videogioco che è conosciutissimo in tutto il mondo ed è Mario Bros. Di questo gliene faccio vedere solamente tre perché ho per adesso solo questi. Nel caso in cui dovessero interessare anche gli altri personaggi, me lo dice che io li posso ordinare, ok? Allora, cominciamo con Luigi. Vede? Li conosce anche lei, vero? Sì. Di Luigi, anche lui con la sua tutina, rifinito molto bene. Lo faccio vedere da vicino. Sono molto originali questi pupazzi. E il fratello Mario, che è un po' più grande, leggermente più grande. Glieli faccio vedere tutti e due da vicino. Ok, anche lui con la sua tutina, rifinito molto molto bene. La M di Mario sul cappello, i suoi baffoni. Super Mario. Oltre a loro due, un altro personaggio molto importante di questa serie di videogiochi è lui, il draghetto Yoshi, che è grande più o meno come Luigi, come Mario, mi scusi, perché Luigi è più piccolino. Le piacciono? Anche lui ha
le sue scarpette, molto carino. Perché un amante, un appassionato di questi videogiochi, secondo me, questi tre, presi tutti e tre insieme, non sono male da regalare. Guardi, questi qua, se li prende tutti e tre, le faccio lo sconto del 30%. Va bene, questi le possono interessare? Ok, li teniamo da parte allora. Poi, nel caso in cui dovesse prenderli alla fine, mi faccia sapere se magari suo nipote è interessato anche agli altri personaggi, ok? Dunque, quindi più o meno ci siamo per suo nipote, vuole vedere qualcos'altro. Le faccio vedere qualcosina ancora. Allora, questo personaggio qui, di Toy Story. Sì, è di qualche anno fa, sì. Però noi li abbiamo sempre perché comunque sono da collezione, per cui se viene una persona interessata, questa è della Pixar, vede? Disney Pixar, ha ancora il cartellino attaccato. Di solito quelli che tengo in esposizione sono senza il cartellino perché poi lì rimangono. Le piace questo? Di questo anche ci sono una serie di personaggi, c'è la cowgirl, la sua compagna, c'è la molla e c'è anche lui che adesso le faccio vedere. Eccolo qua, che non mi viene in mente come si chiama, ma era il mio preferito di questi cartoni. Questo alieno verde con un occhio solo, simpaticissimo. Anzi, lui fa parte di Monster, ecco. Non so se ha visto. Sì, bellissimo. Lui fa parte di Monster, ecco. Molto carino. Le piace questo? Bene, bene, lo rimetto insieme a Mario e Company. Questo no, invece va bene, mettiamolo da parte. Poi cos'altro posso farle vedere per il maschietto? Vediamo un po'. Ho questo drago molto stile cartone animato giapponese, tipo un Pokémon, ma non è, no, fa parte di un'altra serie, sì. Però è molto carino, rifinito molto bene anche lui. Però secondo me io rimarrei più su quelli di prima, vero? Ok. Va bene. Passiamo un po' alla femminuccia allora. Ok, vediamo un po' per femminuccia. Dunque, questo personaggio di Troll, che è una delle ultime serie che è uscita al cinema. Non mi ricordo il nome, non me lo chieda perché non me lo ricordo, ma era uno dei personaggi più simpatici. Guarda come è fatto bene. Coloratissimo e bello, molto carino. Gli occhi molto espressivi, come può vedere. Niente, lui è uno degli ultimi, sicuramente suo nipote conoscerà questi personaggi. Mi sono finiti gli altri perché sono andati a Ruba. Se vuole glieli ordino, non è un problema. Se può interessarle questa serie, diciamo, su questo genere. Carino, vero? Glielo metto qua allora, poi ci pensi, lei intanto. Poi, M&M's. Chi non li conosce? Questi mi arrivano direttamente da New York, sì, esattamente, sono nati lì, per cui a noi ci arrivano direttamente da lì, da dove li producono. Molto carino anche questo, lo può appendere, lo può tenere sul letto, lo può usare come cuscinetto per appoggiare il collo. Questo è molto caratteristico, è molto simpatico anche. Ce l'avevo anche azzurro e anche mi sono finiti, mi è rimasta solo questa caramella rossa. Bella anche questa, vero? Va bene. No, guardi, non costa tantissimo. Questa viene 12 euro. Se vuole gliela metto da parte, poi. Va bene, vediamo un attimino. Ritorniamo ai grandi classici. E le faccio vedere questa strepitosa Minnie. Guardi un po'. Con la corona. Guardi com'è fatta bene.
le ciglia, la corona. Guardi com'è carina questa mantellina. Sotto il suo vestitino rosa può, sempre in cinghia, vede anche la mantellina, tocchi molto morbida, morbidosa proprio, con questa rifinitura può bianchi e neri, molto carina, e le sue scarpette rosa. A parte il viso e le orecchie, che sono di panno, è tutta in cinghia, come le dicevo. Bellissima questa, è abbastanza grande, sarà un 60 centimetri. Bellissima, vero? Questa le potrebbe piacere. Gliela tengo subito. Sì, viene 35 euro questa. La vuole? È l'ultima che mi è rimasta. Se torna domani, non so se la trova, le dico la verità, poi, beh, scelga lei. Allora la vuole, gliela metto subito via. Vediamo un po'. Vuole vedere altro? Sì, ho qualcos'altro. Gli altri che ho sono molto grandi, però glielo dico subito, deve avere anche un bello spazio per tenerli. Ultima serie uscita. Diciamo. Minions. Guardi com'è bello questo. Com'è grande, anche questo sarà un 60 centimetri, tutto morbidoso, con questi grandi occhioni, il cappello, è un carcerato, vede che ha la tutina bianca e nera con il numero qua davanti, simpaticissimo, morbido morbido, anche dietro guarda, ha la sua tutina, troppo forte. E questo lo può tenere anche sul letto la sua nipotina e usarlo anche come cuscino o come poggiagambe o come poggiaschiena, diciamo, insomma. Guardi com'è bello, glielo faccio vedere intero. Questo costa, glielo dico subito, questo costa 45, però le assicuro che fa un figurone se regala questo. Ne ho anche un altro, se vuole glielo faccio vedere, è leggermente più estivo, diciamo, come pazzo, come abbigliamento. Glielo faccio vedere subito. Guardi che bello questo, allegrissimo proprio, col marsupio tutto colorato, proprio abbigliamento tipico da spiaggia, col suo cappello e gli occhiali e questo grande sorriso. Simpaticissimo, bello vero? Sì, come misura è grande come questo che le ho fatto vedere adesso, quello vestito da carcerato, sì, uguale, sarà sui 60 come le ho detto prima, centimetro più centimetro meno, e questo è fantastico, se li prende tutte e due le faccio un po' di sconto, e certo ci vuole il suo spazio, certo, se la cameretta piccola. Penso che uno basta avanza, però. Consiglio, poi lei. Ok, le piace anche questo. Sono troppo grandi, va bene. Niente, io comunque glielo ho fatti vedere. Speriamo che non cadano perché le sto appoggiando a mo' di montagna. Altro pupazzo molto grande che ho. E questo. È un cagnolone, la sua caratteristica, a parte la morbidezza, la sua caratteristica principale sono questi occhioni, guardi che belli, iridescenti, vedi come riflettono la luce? Sono proprio belli, con la lingua di fuori e tutto bianco, con questo musino nero e le orecchie nere, è abbastanza grande anche questo, eh? Vedere gli ultimi due. Un personaggio molto conosciuto anche lui è lui, Leone il cane fifone, chi è che non lo conosce? È meraviglioso, simpaticissimo anche lui, guardi.
tutto in ciniglia, anche lui, con queste macchie dietro e questa codina che sembra la cresta di un galletto. È bellissimo. Pancione. Sì, le manine sono cucite, sì. E ha questi baffetti qua. Scusi, mi viene da ridere solo a guardarlo perché è troppo tenero, simpatico. Proprio io ho visto tutti i suoi cartoni animati, per cui piace questo, è tutto rosa, da tenere sul letto oppure appeso al muro, anche molto carino, vero? Magari suo nipote lo conosce sicuramente, sì, io sicuramente l'avrà visto. Glielo metto da parte insieme alla Minnie. Ok, ultimo personaggio dell'era glaciale. Abbiamo lui, se non sbaglio si chiama Scrat. Guardi quanto è simpatico, questi occhioni, è proprio uguale uguale al personaggio, i dentoni, la ghianda, guardi che cosa grande che ha, morbida, morbidissima proprio. Guardi che sguardo. E qua la sua ghianda. La ghianda non è in ciniglia, ma è in raso. Le piace questo? Faccio anche fatica a tenerlo in mano, guardi, mi scivola, è talmente grande che. Però è molto bello. Va bene. Nel caso può venire anche più avanti. Vada per Leone il cane fifone, quindi questo. Ok. E Minnie. Ok. Che era questa, giusto? Che gliel'ho tenuta da parte. E poi avevamo detto per il maschietto. Certamente ha fatto benissimo. Due per la femmina e tre per il maschietto, giusto per non. Tre perché. Ho questi tre di Mario. Come le dicevo prima, se poi le interessano gli altri personaggi, me lo faccia sapere che glieli ordino tranquillamente. Così sono contenti tutti e due, dai. Ha fatto una buona spesa. Senta, le faccio due conti un attimo e vediamo un po' quanto va a spendere. Ok? Un po' di sconto glielo faccio, non si preoccupi, sì. Abbiamo detto Leone, costa, ok, Minnie. Il totale viene 113 euro. Però facciamo 100, va bene? Ok. Per i nipoti ne vale la pena, dai. Chi è che non lo farebbe? Senta, come paga? Contanti, bancomat? Ok. Mi si invia pure la tesserina. Codice. Aspettiamo un attimo. Ok, tenga lo scontrino. Se aspetta 10 minuti le faccio il pacco regalo. No, non me lo deve pagare, non si preoccupi, è un servizio che offriamo noi. No, 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 assolutamente. Va bene, mi dia 10 minuti che le faccio questi 6 pa 5 pacchettini. Pacchettini, oddio, Mimì è un po' grande. Però vedrà che i suoi nipoti saranno felicissimi, ok?